Quante volte al giorno, diciamo, non ci vedo più della fame? Io tante. Anche Mimì. A Mimì do qualche croccantino. Io prima mangiavo qualche schifezza, merendine e cioccolate. Poi però ho studiato una ricetta nuova, assolutamente sana. Benvenuti al laboratorio domestico. Io sono Gianluigi e lei è Mimì. E vediamo cosa serve per preparare questa ricetta interessante e buonissima come snack o per un aperitivo con gli amici. 300 g di farina di ceci, un cucchiaino di bicarbonato di sodio che sostituirà il lievito, un pizzico di sale e poi 50 g di olio di oliva, 120 g di acqua. E ora pensiamo al gusto, gusto pizza, con il pomodoro concentrato, l'origano, poi faremo dei grissini al sesamo. E ancora snack alle olive. Per prima cosa prepariamo la base dei nostri snack di farina di ceci. Vediamo come farlo. Allora, prendiamo la nostra farina di ceci, la versiamo nella terrina, perché ovviamente la farina proteica a base di ceci è la base del nostro impasto. Aggiungiamo il bicarbonato e un pizzico di sale. Mischiamo un attimino la farina proprio per distribuire il bicarbonato insieme al sale e uniformare il tutto. Poi passiamo ai liquidi. 50 g di olio d'oliva e infine l'acqua che andremo a unire pian piano a filo. Fatto, il nostro impasto è pronto. Ecco la palla, adesso questa bella palla qui di farina di ceci la dividiamo in tre. Tagliamo il nostro impasto in tre parti, ovvero i tre gusti con cui prepareremo il nostro snack. Partiamo con il primo, ovvero i cracker alle olive. Dobbiamo tagliare finemente le olive, quindi sminuzzarle un pochino e poi unirle alla nostra base. Oh, non fa niente che non siano tritate alla perfezione, anzi, un pochino però sì. Se aggiungendo le olive ci accorgiamo che l'impasto è eccessivamente bagnato, basterà aggiungere un pochino di farina di ceci in più e così ritroveremo la giusta solidità dell'impasto, perché poi lo dovremo stendere ovviamente. Ecco, vedete, bastano pochi grammi per riasciugare il liquido in eccesso. Stendiamo i crackers e poi facciamo le formine. Ecco, un foglio di carta forno sotto il nostro impasto e un foglio di carta forno sopra. Mattarello e stendiamo. La grandezza dei nostri crackers dovrà essere circa 3-4 mm. Non troppo sottili, non troppo grandi. Crackers alle olive pronti per essere infornati. Ora passiamo al secondo gusto. Secondo gusto dei nostri crackers, gusto pizza.
Per i crackers gusto pizza useremo la rotella e faremo dei veri e propri crackers dentellati. È semplicissimo e così offriremo ai nostri ospiti o a noi stessi degli snack tutti diversi. È facilissimo tagliarli, io ho preso più o meno la misura in modo da cercare di farli tutti più o meno della stessa grandezza, ma non importa poi se effettivamente risulteranno identici, del resto sono fatti in casa. Crackers gusto pizza pronti per essere infornati e adesso passiamo ai grissini. Ho steso come in precedenza la mia base di farina di ceci, in questo caso non ho aggiunto nulla e quindi non è stato necessario aggiungere ulteriore farina di ceci. Adesso tagliamo la nostra base in striscioline di circa 2 cm, non fa niente che non sia regolare, adesso vedrete perché. Taglio a metà in modo da avere dei grissini non troppo lunghi e poi inizio ad arrotolarli uno per uno. I nostri grissini saranno a gusto sesamo e condirli è facilissimo. Prendiamo, lo stendiamo un pochino, poi prendiamo le nostre sigarette e le avvolgiamo intorno al sesamo. Grissini al sesamo pronti anch'essi per essere infornati, sono bellissimi. Teglia pronta, ricordo gusto oliva, gusto pizza, grissini al sesamo. Daremo una spruzzatina d'olio prima di infornare, se voi non avete l'olio spray basta passare un po' di olio con un pennello. In forno vanno a 180 gradi per circa 15 minuti, dico circa perché ovviamente dovete controllare la cottura ogni 5 minuti. Buonissimo! Perfetto come snack anche da portare in ufficio e per gli aperitivi con gli amici. Buoni quei cracker e quei grissini, provate a farli e poi ci raccontate, magari commentando a questa ricetta lì in basso e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale così scoprite anche tutte le altre ricette di laboratorio domestico ed è anche gradito qualche like, vero Mimì che è gradito qualche like? Sì, è gradito qualche like, ciao, grazie di averci seguito!